Altro tema scottante di cui ci stiamo occupando in questi giorni, sempre per la nostra città inerente a tutta una serie di problematiche che in questo periodo stanno toccando la città di Bisignano e anche in modo molto forte, è la questione della depurazione. Ecco, su questo, insieme alla consigliera Pirille e altri amici dell'opposizione, abbiamo fatto dei passi informativi più che altro in regione, con un confronto abbastanza importante con i dirigenti del settore del Dipartimento Ambiente e in seguito anche con l'assessore Colonnello De Caprio. Questione depurazione, tutto questo è avvenuto successivamente alla questione dello sversamento di sostanze radioattive nel fiume attraverso un bypass scoperto dal corpo forestale dello Stato, oggi Carabinieri, il gruppo Carabinieri. Sicuramente l'attenzione è stata alta da parte anche degli inquirenti nella questione e oggi siamo arrivati a situazioni che illustrerà nel dettaglio la collega Francesca Pirillo, consigliere comunale della nostra città. Diciamo che quello che poteva fare l'opposizione, quel poco che poteva fare, l'ha fatto. Abbiamo fissato degli incontri alla regione, come prima diceva Francesco Chiaravalle, abbiamo parlato con i dirigenti regionali, abbiamo avuto un incontro con l'assessore all'ambiente, il quale ci ha ricevuto ed è stato molto disponibile. Ha deciso di prendersi a cuore, anche se già lo stava facendo, la storia di Bisignano circa la depurazione. Ha fissato un incontro e ha convocato tutti quanti i sindaci dei comuni, nei quali i quali sono attraversati dal fiume Mucone. Conseguenza è stata che quasi tutti i sindaci erano presenti, ad esclusione del sindaco di Bisignano, sebbene doveva essere il primo ad essere lì con la bandiera in mano e a cercare di risolvere il problema. Abbiamo avuto dalla regione, grazie all'impegno sempre dell'assessore e anche dei dirigenti regionali, che non possiamo che ringraziare, della revoca dell'AIA al privato sul depuratore. Però giunge al comune, anziché l'amministrazione sbandierare questa vittoria ai quattro venti, ancora ad oggi, diciamo, non produce quello che è l'atto finale che fortemente chiediamo sia l'opposizione, sia i cittadini, gli agricoltori e tutti quanti i componenti del comune di Bisignano, i cittadini del comune di Bisignano, che è quello di revocare ogni sorta di documentazione che possa attestare che un privato possa gestire il depuratore su Bisignano. Noi chiediamo solo questo, abbiamo cercato di fare di tutto anche con i dirigenti regionali, aspettiamo adesso che il sindaco si muova e che dia un cenno.